Ciao ragazze, allora finalmente, finalmente nuovo video aggiornamento dieta. Lo so che l'ultimo video di aggiornamento risale ormai forse a prima dell'estate e che vi avevo promesso di farne uno nuovo a settembre, ma purtroppo insomma per i motivi che vi ho spiegato nel precedente video insomma non ho potuto, per cui cerco di rimediare adesso. Allora, cosa è successo? In estate, durante il mese di agosto, mi si è aggravata l'intolleranza alimentare che ho verso il lattosio. Sono stata veramente malissimo, ho avuto una brutta reazione, ho avuto quasi una crisi d'asma, insomma sono stata veramente molto molto male, per cui in agosto, nonostante io fossi un po' più libera di pensiero, nel senso che pensavo di potermi comunque concedere l'ultimo mese insomma prima di iniziare questo percorso serio con il quale insomma avevo deciso con la mia nutrizionista di intraprendere nuovamente appunto a settembre, in realtà mi sono dovuta adeguare a quello che il mio fisico richiedeva, per cui insomma ho regolato la mia alimentazione in maniera differente ed essendo in vacanza ho dovuto cercare di gestire un po' il tutto in maniera differente rispetto a come lo faccio in casa, quando sono appunto a casa, per cui ho evitato tutto quello che era insomma tutti gli alimenti che potessero contenere lattosio, quindi tutti i formaggi, tutti i tipi di latte. Non potevo prendere neanche il latte ad alta digeribilità, proprio nulla, perché veramente mi sentivo malissimo, sono stata molto gonfia, ho mangiato poca pasta, insomma sono stata veramente molto molto attenta, non ho mangiato gelati, quella rarissima volta insomma che mi sono abbandonata a un piacere insomma della gola è stato con degli yogurt insomma di questi qua frozen che vendono. Per cui insomma sono tornata dalle vacanze senza grossi danni o grosse variazioni di peso, per cui quando sono tornata dalla nutrizionista in realtà mi ha trovato anche un po' dimagrita, perché appunto non potendo mangiare cose troppo caloriche o comunque anche se non sono stata proprio attentissima ai pesi, insomma me la sono cavata. Lei è stata molto contenta e anche io. A seguito appunto di questa di questo peso che è andato bene, la mia nutrizionista ha deciso di non ripetermi il test insomma del metabolismo basale, che non ricordo mai il nome, e abbiamo deciso di continuare la dieta che mi aveva dato prima dell'estate, o comunque la dieta che mi ha sempre dato, senza variarla, quindi senza diminuire calorie, proprio perché il mio fisico stava iniziando a rispondere bene. Abbiamo variato la dieta, nel senso che appunto ho provato a reintegrare piano piano almeno il latte ad alta digeribilità, quello lì, l'unico che io riesco a bere è lo Zimil, quello col tappo verde, che è completamente scremato senza lattosio, ed è l'unico che riesco a prendere. Non riesco a prendere alcun tipo di formaggio, addirittura i legumi in scatola o tutto quello, anche i salumi magari devo prenderli assolutamente senza lattosio, appunto tutto quello che è in scatola devo risciacquarlo, ma comunque prevalentemente non lo utilizzo, cerco di fare tutto fresco. Quindi abbiamo deciso insomma di continuare così. Ovviamente lei mi ha consigliato di essere un po' più precisa con insomma l'attività fisica, cercando di essere appunto un po' più attiva. Purtroppo quello io ancora non sono riuscita a farlo, perché veramente non ho un attimo di tempo libero, neanche 10 minuti. Io avrei bisogno di 10 minuti al giorno per farlo, perché ho un attrezzo fantastico che in 10 minuti riesce a farmi lavorare benissimo a fondo, ma purtroppo non ho tempo di utilizzarlo, quindi per il momento lì ancora non va bene. Ma per quanto riguarda l'alimentazione, il mio corpo sta rispondendo molto bene e non è uno di quei dimagrimenti veloci, perché voi sapete che dimagrire velocemente fa male, anche perché nel momento in cui si termina la dieta si tende a riacquistare tutti i chili persi. Vi volevo raccontare quello che in realtà mi ha dato l'input veramente serio di intraprendere questo percorso, veramente in 2 minuti, per non fare un video noioso. Allora, subito tornati insomma verso la fine di agosto, io e la mia famiglia, con mia sorella e i miei nipoti, abbiamo deciso di andare a fare una gita alla Reggia di Caserta, che è stupenda, e quindi noi spesso ci andiamo, e abbiamo deciso di fare un picnic sul prato.
insomma, mia sorella ha avuto la brillante idea di scattarmi una fotografia. Poverina, lei non sapeva cosa stava andando incontro, comunque mi ha scattato questa foto e si vede praticamente me all'estremità della foto e poi si vede il paesaggio. Mi ha preso in un momento in cui io stavo stendendo l'asciugamano insomma, per terra per poter insomma, fare il picnic. Quando appunto io ho visto questa fotografia, sono stata veramente malissimo, perché è vero anche che ero in una posizione semi insomma piegata, quindi insomma la schiena era leggermente incurvata, insomma, però non mi sono riconosciuta in quella fotografia. Ho visto una persona che non ero io, per cui sono rimasta un attimo a guardare la foto, quasi incredula di quello che guardavo. L'ho fatta vedere mio marito e lui molto dolcemente ha cercato insomma di dire: no, ma guarda, è l'effetto della foto, che non... ma io proprio, cioè io dicevo: guarda, l'effetto della foto mi può far sembrare leggermente più grossa, oppure che ne so, la foto è brutta, ma non mi fa vedere i rotolini di ciccia dietro la schiena. Per cui insomma non vi nascondo che ho pianto tanto, perché non mi sono proprio riconosciuta in quella fotografia, non ero io in quella fotografia, per cui da quel momento mi è scattata proprio la fatidica molla, che se non scatta quella non si riesce a fare la dieta, per cui mi è scattata questa molla e adesso vado come un treno. Diciamo che ho avuto un problema in famiglia in questi giorni, per cui ho dovuto rallentare un po' quella che è la mia attenzione alla preparazione dei cibi, però insomma me la sono cavata, tant'è che io pensavo di andare quasi pari pari col peso al controllo, al secondo controllo che ho fatto una settimana fa, e invece è andata bene, ho perso altri 2 kg insomma, e stiamo andando piano piano bene. I consigli della mia nutrizionista sono sempre gli stessi, e quindi insomma bere tanta acqua, mangiare prevalentemente la verdura. Mi ha sempre ricordato l'importanza di mangiare i legumi. E nonostante le sappia che io non amo per niente mangiare la pasta, però comunque mi devo adeguare, e tra il farro, tra i legumi da soli, tra le patate, insomma cerco di mangiare i carboidrati insomma che devo. Ho notato che il pane mi sta facendo, cioè mi fa stare male, e lo stesso lo noto con la pizza, quindi tutto ciò che ha dei lieviti all'interno, per cui tendo a tostare il pane e insomma a stare attenta a tutte le cose lievitate. Niente, questo insomma è quello che è successo insomma in questo periodo. Ho utilizzato e sto utilizzando anche adesso un prodotto, non è dimagrante, non è nulla di tutte queste cose qui, perché per me la dieta va fatta solo in termini di alimentazione, senza aiuti insomma di prodotti e cose del genere, ma sto utilizzando un prodotto che poi vi parlerò nel momento in cui vi presento l'azienda che sto trattando, e che trovo fantastico, per cui insomma magari vi faccio una recensione a parte. E mi sto trovando benissimo. Niente ragazzi, questo è diciamo quello che sta succedendo nella mia diciamo nel mio percorso dimagrante. Sto andando molto bene, sono soddisfatta dei risultati, e se riesco a mettere a posto altre 2-3 cose, probabilmente riesco anche a fare questo famoso attrezzo, insomma, che proprio non riesco a trovare questi 10 minuti. Spero di farlo, e sicuramente vi tengo aggiornati, perché tra 2 settimane, cioè un nuovo controllo insomma del peso, e sono sicura che andrà benissimo, per cui insomma giorno tra 2 settimane e un giorno, nel senso vi assicuro che farò il video in maniera molto, come si dice, subito dopo insomma il controllo dalla nutrizionista. Se voi siete di Napoli e magari vi va di avere, magari volete anche voi essere seguiti da una nutrizionista, ma non sapete in quali mani affidarvi, io vi posso lasciare il link della pagina Facebook della mia nutrizionista, che io veramente adoro e consiglio a tutti, perché è una persona talmente seria e attenta a quello che dà, che veramente io non posso non amarla. Non vi toglie nulla dalla dieta, e è attenta a tutti, attenta a conoscere i vostri gusti, cerca di accontentarvi in tutti i modi, e poi è dolcissima, è una persona adorabile. Quindi se siete di Napoli e vi va insomma di iniziare questo percorso con una professionista, vi lascio appunto il suo link. E niente, insomma, spero di esservi utile sotto questo punto di vista. Se avete domande specifiche, magari che mi è sfuggito dirvi, o qualche consiglio che magari la nutrizionista mi ha dato, magari voi mi potete dire: ma questa cosa per esempio come fai, oppure cosa mangi in questo senso, ma senza, ovviamente io non vi darò mai la dieta, lo sapete,
Sarò lieta insomma di rispondervi, quindi casomai qualche commentino e io vi rispondo. Niente ragazze, vi iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, e seguitemi in tutti i miei social e nelle nuove pagine che ho aperto, che fanno capo a queste nuove aziende di cui vi parlerò. Niente ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video, ciao!